Now we are ready and waiting. And tonight we shall complete our purpose in this life. We shall complete the Order 66. Con il vostro Chiesi che vi parla, bentornati con un nuovo video. Oggi ritorna finalmente la serie Back to Past, una serie che tanti di voi hanno amato soprattutto perché ho portato molti giochi che hanno ricordato la vostra, tra parentesi, infanzia. Oggi sono qui per portarvi Star Wars Battlefront 2, un gioco a cui ho giocato per più o meno 2000 ore insieme a mio fratello. Quasi avrò spaccato il CD da quanto ci ho giocato. Ci troviamo qui nel gioco, come potete vedere non vi aspettate una grafica chissà cosa, soprattutto una risoluzione chissà cosa, perché è un gioco molto datato. Ovviamente io sto facendo l'impero, ovviamente, perché non puoi fare la parte dei buoni in un gioco di Star Wars, perché è illegale. Stiamo per attaccare Maegito, andiamo ad attaccare. Intanto vi spiegherò che cos'è questo gioco per chi di voi ancora non lo conosce. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo già in battaglia, attenzione, tutti quanti pronti. Aia, già mi stanno sparando però. Come potete ben notare, la grafica è abbastanza vecchiotta, perché parliamo di un gioco che è del 2005, perciò non è molto recente. È un gioco sviluppato da Pandemic Studio e LucasArts, ormai chiusa. È un gioco davvero stupendo perché è un Battlefield. Cioè, è un Battlefield vecchio stile, infatti per quello molti di voi in sti giorni qua mi hanno sopportato mentre io ero lì che sbavavo come un cane mentre hanno annunciato Star Wars Battlefront 3, perché appunto io Battlefront 2 l'ho... Bastardo col carro armato mi ha ucciso. Come potete notare, è un gioco del 2005 che era uscito per PlayStation 2, PSP e Xbox One. Se non sbaglio c'era già l'Xbox 360, non mi ricordo. Come potete notare è... figo, frenetico. Oh cazzo, lì c'è uno. No, no, ti prego non prendere a me. Se prendo, mamma mia, quello là. Se prendete il pilota, vaffanculo, è entrato un altro, però. Che sei, stronzo? Dicevo, se prendete il pilota, ovviamente, come in Battlefield, potete uccidere il coso. No, 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 mi stavo guardando a me. Tiè. No, me la sono attaccata addosso, cazzo! Ok, mia. Pur non avendo il multiplayer, aveva questa cosa fighissima che ci sono milioni, 892 milioni di personaggi controllati dal computer. E sono fatti da Dio, perché, come potete vedere, sembriamo veramente nel vivo di una battaglia. Non siamo a cazzeggiare, cioè siamo proprio in mezzo alla battaglia. È una cosa fighissima. Tipo, ci sono già i veicoli, come storico, appunto, di Battlefield o Electronic Arts. Cioè, Electronic Arts, scusate, da DICE. Oggi mi sto rincoglionendo perché è troppo tempo che non ci giocavo e volevo farci da troppo tempo un video. Porca puttana, però mi state ammazzando me. Ok, oh ragazzi, aspettate, fermi. Allora, ho sbloccato il potere bonus. Eccolo qua. Allora, in questo gioco, cosa che infatti hanno anche annunciato in Star Wars Battlefront 3, ci sono i supereroi. Eh sì, sto usando Boba Fett. Allora, precisiamo una cosa. Non sono un fan di Star Wars. Se mi chiedete cose di Star Wars, non le so. Sono abbastanza scrauso io con le cose di Star Wars, perché non dico che non mi sia piaciuta, però boh, non... boh. Allora, Mi sono suicidato. Porca miseria. Ho deciso di fare questo video giusto perché appunto è stato annunciato Battlefront 3 e molti di voi, parlando su Skype o comunque giocando insieme a voi, mi hanno detto sacrilegio che non conoscete o non avete mai giocato a Star Wars Battlefront 2 e dovete un po' morire male. Cioè, nemica, se non hai giocato a Star Wars Battlefront 2 sei un coglione. Cioè, Battlefront 2 è l'emblema di Star Wars. Io direi di fargli il giro e andare a conquistare il loro spawn. Abbiamo vinto. Manca un ticket a loro. Abbiamo vinto. Oh cazzo, siamo nella merda. Ok ragazzi, eccoci qua. Praticamente ci hanno attaccato la flotta nemica mentre noi abbiamo conquistato Maegito, che potete vedere sottofondo. Siamo in una battaglia aerea, perché sì, in Star Wars Battlefront 2 c'erano le battaglie spaziali che bisogna atterrare appunto la nave nemica. Come potete guardare in alto a destra ci sono le didascalie della nave nostra, della nave avversaria. Noi abbiamo 5 punti da distruggere, loro ne hanno 5. Praticamente ogni nave ha degli scudi da distruggere, dei punti strategici. Io adesso no, ok, non è questa. Loro c'hanno quello lì, ecco, vedete, quello lì è lo scudo. Una volta distrutto lo scudo, aspetta che ci sono anche le torrette difensive, giustamente, che rompono i coglioni, perché finché noi distruggiamo tutto lo scudo non possiamo attaccarla, perciò fuoco e volontà come se ci fossero domani. La cosa fighissima di questo gioco era questo. Finché voi mi dite la partita di prima è una modalità normale, vista e rivista milioni di volte, va bene, ci sta, perché anche Call of Duty è sempre stato così. Ma ditemi quale altro gioco c'ha una grafica così bella e ci sono le battaglie navali. Adesso vi farò vedere un'altra cosa fighissima che se faranno in Star Wars Battlefront 3, anche se adesso hanno detto che non ci saranno le battaglie spaziali, ma secondo me le metteranno, andate tranquilli. Adesso vi farò vedere, appena disattivo gli scudi,
che cosa potete combinare in questo gioco. In questo gioco, appunto, potete fare queste battaglie spaziali che potete o distruggere la nave da fuori, o se no uccidere i vari nemici, le loro navette, distruggendo la flotta, o se no potete fare questa cosa più figa del mondo. Adesso vi farò vedere. Io comunque, ragazzi, già adesso vi dico, se volete altri video di Star Wars Battlefront 2, ditemelo con un commento e soprattutto fatemi vedere che vi piace l'idea di portare altri video con un bel like. E sei un grandissimo faccia di... Ok, ho preso la nave da trasporto. Allora, è molto probabile che mi massacreranno come dei schifi, Però, se riesco a fare quello che voglio fare, intanto vi sto distruggendo quel cannone, vi faccio vedere. Io adesso, vedi, atterro qua e faccio così. Motherfather! Si chiama invasione questa, Motherfather! Vedete, la cosa fighissima che potete fare era questa! Invasione. Adesso vi spiegherò perché dovete fare questa invasione qua. Vi spiegherò subito. Oh, quanti sono, quanti sono, quanti sono. Morite, merde. Mamma mia, pentakill. Guardate quante kill ho fatto, mio Dio. Ho fatto un bacione di kill. La cosa che posso fare, volendo, è questa. Toh, beccatevi questa mina. Possiamo distruggere il nucleo principale da dentro. Ok, ho abortito quella missione lì. Vaffanculo, andiamo a distruggere la nave come normale. Ragazzi, ditemi se volete altri video di Battlefront 2, perché io già uno ne volevo fare per parlarvi di cosa mi aspetto da Star Wars Battlefront 3. Io ho grandi aspettative per Battlefront 3. Spero che rimanga, non dico invariato, però rimanga simile a questo Star Wars Battlefront. Che non ci siano le battaglie spaziali, che cazzo me ne frega. L'importante è che un gioco sia bello, divertente, non che sia per forza uguale al predecessore. A me non è che me ne frega più di tanto che sia uguale a questo predecessore. Ci riprovo, ci riprovo. Anzi, sapete che faccio? Ship e scappa, pezzo di merda. Ok, ragazzi, ci sono... Ci sono! No, cazzo, ce n'è una pure qui, ce n'è una pure qui, ce n'è una pure qui! Mori! No, 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 di uno! Ok, vedete, questi sono i motori che attivano la nave. Se glieli distruggo sono a posto. Piazza la bomba! Morici! Sì, stiamo vincendo! Qua c'è il loro coso, il nucleo principale dove controllano le torrette. Se glielo riesco a disattivare, abbiamo vinto! Voi venite all'inferno con me, bastardi! Cioè, ragazzi, lo capiamo quanto è figo questo gioco. E c'è certa gente che dice: no, ma Star Wars Battlefront 3 è una Sì, sì, sì. Abbiamo vinto. Comunque, ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso, mi lasciate un bel mi piace e un commento dicendomi magari se volete altri video su Battlefront 2. Iscrivetevi al canale se non siete ancora. Passate dalla pagina Facebook, trovate sotto in descrizione, come trovate anche l'estensione per Google Chrome e Firefox. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito e di tutto il supporto che mi date. Noi ci vediamo con un prossimo Back to Pass, sempre by Bad Company Italy.